anche su Arte per te, è arrivato il momento di prendere ago e filo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi, come vi dicevo nell'intro, è arrivato il momento di prendere ago e filo. Eh sì, perché Arte per te deve affacciarsi, perché Ombretta vuole affacciarsi alla prova di alcuni lavoretti in cucito creativo. Perché andando alla Fiera della Creatività di Bologna mi sono accorta che il cucito creativo la fa veramente da padrone in questo momento nel sentire comune delle forme di artigianato. E allora ho voluto provare, perché a me piace avere la percezione pratica delle cose. Non voglio escludere a priori nulla per un preconcetto, ma voglio provarle, e quindi per provarle devo imparare la tecnica. Oggi insieme a voi faremo il punto festone, che è un punto fondamentale per decorare i manufatti di cucito creativo. Un punto semplice che arricchisce enormemente qualsiasi tipo di manufatto in feltro, in lana pesante. Insomma, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a imparare a farlo. Ed eccoci qui per imparare come si fa il punto festone. Il punto festone è un punto molto semplice, ma anche molto carino, per rifinire tutte le cosine fatte in pannolenci. Guardate, questa è una mia spilla vecchissima, infatti si è un po' sfrangiata, quella fatta con pannolenci e punto festone. Sono delle margherite sovrapposte in maniera sfalsata, delle margherite con grandezza dalla più piccola alla più grande, sovrapposte in maniera sfalsata e rifiniti tutti i petali uno per uno col punto festone. È un punto molto semplice che porta grande ricchezza ai lavoretti. Noi lo faremo appunto per un lavoretto prossimo. Il prossimo video sarà dedicato a questo lavoretto, che ancora non vi dico a cosa serve, ma che avrà come protagonista il pannolenci, in pratica il cucito creativo, e quindi dobbiamo imparare, per una questione di completezza, anche a fare il punto festone e ad buttare un occhio anche in questa forma di artigianato veramente molto carina. Cosa ci occorre? Un ago, della lana o del cotone, e cominciamo subito. E comincio proprio dal centro. L'importanza del punto festone sta soprattutto nell'ordine e nella pulizia di esecuzione. Cosa si intende con questo? Tra un punto e un altro deve intercorrere sempre la medesima distanza, e la profondità del punto, quindi dove noi entriamo, e in questo caso io entro qui, guardate, deve essere sempre la stessa. Quindi se io ho scelto 3 mm di distanza dal margine, tutti i punti dovranno infilarsi a 3 mm di distanza dal margine. Ora, il primo punto è molto particolare. Entriamo, tiro, 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 e entriamo da dietro e spuntiamo sul davanti. Il primo giro si fa su se stesso, quindi ritorniamo dietro, rientriamo nello stesso buco da cui siamo usciti, tiriamo su, tiriamo su, tiriamo su, si forma l'occhiello, e dal davanti entriamo così e tiriamo su noi stessi il punto in modo che lui stia ben fermo qui. Continuiamo. Abbiamo detto che bisogna infilzare la stoffa sempre alla stessa distanza, quindi alla stessa profondità, più o meno qui. Vado, 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 vado. Non appena si forma l'occhiello, dal davanti entro così, opla, e tiro, e voilà, il primo stratino di punto festone è pronto. Continuo, vado dietro, sempre i miei soliti 3 mm di profondità, tiro, 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 si forma l'occhiellino, io entro da davanti, tiro, e voilà, il secondo punto è fatto, visto? E così, andando avanti, si rifinisce tutto il perimetro del pannolenci, quindi infilo da dietro, occhiello,
prendo l'occhiello così dal davanti e continuo. Vado dietro, profondità medesima, si forma l'occhiello, immetto l'ago e tiro. E via via faccio tutta la circonferenza. Ecco, questo è il punto festone, si chiama così proprio perché crea questo festone attorno, sempre la stessa distanza tra un punto e l'altro e sempre la stessa profondità di punto. Le due cose che vi dovete ricordare sono soltanto queste, perché poi per il resto ha una facilità di esecuzione che è veramente disarmante. Io l'ho visto fare in più modi questo punto, ma a me questa, il modo in cui lo faccio io mi sembra il più semplice, adatto per chi come me non è brava a cucire. Adesso voglio farvi vedere l'angolo, quindi vedete, arrivati qui io mi infilzo qua, però devo essere brava io, ora brava è un parolone, a fare in modo che poi quando tiro, cioè devo girare io il pannolenci in modo che quando formo l'occhiello e tiro e infilzo l'occhiello, poi il dritto venga proprio in corrispondenza, il punto venga proprio in corrispondenza dell'angolino, così, visto? Voilà, e comincio a girare il mio lavoro. Ok, una volta arrivati a chiusura, giriamo dietro e uniamo gli ultimi due punti con un bel nodino. Naturalmente, se la parte che state facendo non deve essere vista a tutto tondo. Ok, quindi chiudo il tutto, adesso vi lascio la foto per farvi vedere da vicino e ci vediamo di là. Semplice, e visto che è carino, noi lo useremo prestissimo per un lavoretto troppo carino che faremo insieme. Un lavoretto tipicamente di Natale che io ho fatto in 2 ore e che è veramente veramente grazioso, un signor regalo da mettere sotto l'albero per i nostri amici più cari. Però mi interessava fare questo video che vi ponesse le condizioni per poter affrontare poi il lavoro del video futuro. Quindi non prendetevela, dice Ombretta, ma che c'entra l'arte con il punto festone? C'entra, perché il cucito creativo, per esempio come lo scrapbooking, come via via il crafting, il fa da te, sono entrate in quelle forme artigianali, artistiche, dove la fantasia la fa da padrone, per cui per totalità di conoscenza ne ho voluto parlare, anche perché molti degli utenti di Arte per Te fanno questo tipo di lavori e mi chiedono qualche consiglio, qualche idea, quindi non mi andava di trascurarli. E ho voluto aprire questa nuova rubrica di cucito creativo, che sarà una rubrica che otterrò in maniera molto sporadica, perché ricordatevi che a me non piace cucire. Quindi spero che questo video vi sia utile, non penso che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia utile. Però anche se non vi è piaciuto, un pollice in su lasciate lo stesso per l'impegno di questa poverina a cui non piace cucire eppure si presta per la causa. Bene, scherzi a parte, io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook e su Instagram, vi lascio il link nel box informazioni, e vi aspetto soprattutto nel prossimo video per mettere insieme, anche con il punto festone, un lavoretto che vi giuro è bellissimo. L'ho fatto, mi è piaciuto farlo, ho scoperto che cucire in senso creativo artistico è divertente e quindi magari si apre una nuova finestra tra le rubriche di Arte per Te. Bene, vi mando un grande bacio da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video.